ben ritrovati al consueto appuntamento settimanale con Milano Capitale, il magazine di approfondimento sulla nostra città, firmato dalla redazione giornalistica di Milano Pavia TV. Tanti come sempre i temi della puntata di oggi. Alla Triennale arriva una casa nella casa dell'architettura. È stata infatti ricostruito il nucleo centrale di Casa Lana, una delle opere architettoniche più iconiche di Ettore Sozzas, un modo attraverso il quale tutti potranno conoscere il genio di uno degli architetti e designer italiani più famosi del XX secolo. Vi porteremo poi in un tunnel degradato in una delle zone più multietniche della città, che oggi torna a vivere grazie all'arte. È la storia del progetto Via Padova Mondo, che ha preso il sottopasso ferroviario di Nolo e l'ha ritrasformato in una vera e propria galleria d'arte a cielo aperto. La nostra Giusy Chiricò ha incontrato l'assessore regionale alla disabilità, famiglia, solidarietà sociale e disabilità Alessandra Locatelli. Con lei ha parlato di asili nido e in particolare del sostegno che Regione Lombardia ha messo a disposizione per iniziative di formazione e educazione all'interno di queste strutture. Ma noi oggi vogliamo cominciare con una mostra molto molto particolare, quella che ha aperto al MUDEC, il Museo delle Culture di Milano, e che ospita 70 opere di uno degli street artist più quotati del momento. È diventato famoso per il bacio tra Salvini e Di Maio, ma le sue opere hanno preso di mira un po' tutti, da Greta Thunberg a Chiara Ferragni, da Papa Francesco a Donald Trump. Lui si chiama Salvatore Benintende, ma quasi tutti lo conoscono come TV Boy. Per noi è andata a conoscerlo Benedetta Maffioli. Ma anche artista da museo, comunicatore, ma forse anche un po' pubblicitario. Il suo nome d'arte è TV Boy al secolo Salvatore Benintende, tra gli esponenti principali della street art di matrice neopop, diventato famoso a tutti con alcune delle sue opere più discusse, dal bacio tra Salvini e Di Maio all'influencer Chiara Ferragni in versione Madonna con Acqua Santa, e fino al 9 gennaio 2022 le opere di TV Boy sono ora in mostra al MUDEC di Milano, con una personale che porta l'artista dalla strada al museo. La street art, essendo effimera, non è rimasto niente di tutto quello che ho fatto. Tutti i miei murali sono stati rimossi a distanza di ore, a distanza di giorni, alcuni rubati, alcuni censurati, strappati. Quindi dopo il periodo comunque del lockdown, già da tempo facevo tele, però durante il periodo del lockdown non avevo la possibilità di viaggiare, di fare eventi, era tutto bloccato, e mi sono messo a lavorare molto su tela. Alcune sono opere che vengono da installazioni che ho fatto per strada, altri nascono proprio solo su tela perché funzionano solo su questo tipo di supporto. Apriamo con i baci, che sono quelli che l'hanno un po' reso famoso. Alle mie spalle c'è quello tra Ronaldo e Messi, fatto durante il derby Barça-Madrid. Poi proseguiamo con le tre macro sezioni della mostra. C'è quella dedicata al potere, che è la più connotante per TV Boy, quella dove lui ha il coraggio di parlare dei tempi di oggi, di sfidare le convenzioni e di esporsi moltissimo. Continuiamo con la storia dell'arte, perché le origini di TV Boy sono lì, sono negli studi della grande arte classica, e concludiamo con la parte invece più intima, che è quella dedicata ai suoi eroi. La mostra racconta così, attraverso più di 70 tele, il percorso poliedrico dell'artista, che analizza le mille realtà e fenomeni sociali di questa nostra contemporaneità. È importante che la street art faccia riflettere su alcune cose che sono molto importanti. Quindi io
io scelgo di dedicare anche la mia attenzione sul tema, ad esempio, dei diritti delle coppie dello stesso sesso, sul tema dei rifugiati, che sento molto vicino. Le opere di TV Boy parlano così allo spettatore di temi sempre attuali: razzismo, violenza, discriminazione, ambiente, clima, amore, immigrazione, amicizia e potere, tanto da poter definire la sua produzione una vera e propria enciclopedia per immagini della società contemporanea. Gli abitanti di Via Padova erano abituati a vederlo così, buio, sporco e con l'acqua che nei giorni di pioggia si riversava lungo le pareti, un luogo che, oltre al degrado, andava ad alimentare immediatamente una percezione di insicurezza. Oggi invece questo sottopasso ferroviario si presenta così. Grazie all'iniziativa Via Padova Mondo, passare sotto i binari della ferrovia in questo punto di Via Padova non sarà così male, anzi, tutt'altro. Una galleria di poster art che, oltre ai manifesti, ha permesso di ripulire, preparare e tinteggiare le pareti, nonché di garantire una nuova illuminazione del passaggio pedonale. È un progetto che nasce 4 anni fa da un'esigenza degli abitanti che vedevano questo tunnel come una barriera all'interno del quartiere, perché era un tunnel estremamente danneggiato. Quello che noi abbiamo fatto è stato coinvolgere innanzitutto il Comune di Milano con gli assessorati di riferimento e poi soprattutto le aziende, i privati come Mapei, come Iume, che hanno dato i materiali, e Fondazione Cariplo, che ci ha appoggiato con la città, col bando della città intorno. Tutti insieme sostanzialmente, quindi enti del terzo settore, cittadini, comune e sponsor, hanno permesso la realizzazione di quella che è la prima galleria d'arte pubblica urbana a cielo aperto. Il progetto nasce, abbiamo detto, 4 anni fa. Tutto il suo sviluppo è stato lunghissimo perché è un tunnel ferroviario protetto dalla sovrintendenza, quindi abbiamo dovuto anche passare tutta una serie di esami molto lunghi, molto faticosi, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Abbiamo avuto l'appoggio ovviamente di RFI, che è proprietaria del sedime, e da lì poi abbiamo realizzato l'opera in realtà in tempi estremamente brevi, perché il cantiere è durato un mese con la partecipazione attiva dei volontari, dei cittadini, che sono stati circa una cinquantina, chiamati dal sistema di volontariato milanese. Come Comi siamo impegnati in diverse attività in cui coinvolgiamo attivamente i cittadini perché siano protagonisti di quello che facciamo. In questo caso si tratta di rivitalizzare una zona brutta, obiettivamente brutta, l'abbiamo riverniciata, l'abbiamo attrezzata con delle opere d'arte e adesso è un angolo più vivibile della città. Questa zona è solo l'inizio, nel senso che noi abbiamo l'intenzione di continuare a occuparci di questa parte del quartiere che era un po' degradata, e con il coinvolgimento dei cittadini, il coinvolgimento delle istituzioni e anche di alcune aziende private, oltre che della Fondazione Cariplo, intendiamo continuare a lavorare in questa direzione. E quindi ci aspettiamo di continuare a coinvolgere le persone, ma d'altro canto il ritorno che abbiamo avuto è stato un ritorno importante. Decine e decine di cittadini hanno partecipato a questa operazione di restyling urbano e altri pensiamo di coinvolgerli nelle prossime settimane e mesi. Torneremo sicuramente probabilmente in primavera a lavorare all'aperto, perché adesso comincia a essere un po' difficile con la temperatura e il clima rigido. Soprattutto grazie al lavoro delle persone, degli uomini, delle donne, dei ragazzi e delle ragazze, che grazie al supporto o in forza anche del supporto delle istituzioni di MM, di sponsor privati, hanno con il loro lavoro trasformato un ambito urbano, trasformato in maniera molto bella, elegante, artistica,
e secondo me dando anche un segno, un indirizzo ai cittadini e alle cittadine. Secondo me è un lavoro prezioso che va valorizzato. Ho appena finito di parlare con gli organizzatori, gli ho dato la mia disponibilità a interloquire sull'individuazione di nuove partnership private e anche della collaborazione di RFI. Vale per questa zona e vale per tutti gli altri interventi che i cittadini vorranno fare. Credo che sia un bel modello e sia anche molto interessante per stimolare il pubblico a fare di più e meglio. È un ottimo intervento, soprattutto un intervento che viene dal basso. Questi interventi che puntano a migliorare quelle che sono delle zone di confine, delle zone che separano fisicamente il territorio del Municipio 2, sono iniziative molto importanti e l'arte ha anche questo valore, quello di unire il territorio, unire i cittadini per interventi di recupero e di riqualificazione urbana. Stiamo valutando di proseguire questo progetto anche con tutti i tunnel che separano via Padova da via Le Monza, che meritano questo tipo di attenzioni, e soprattutto insieme ai cittadini cercare di recuperare non solo fisicamente dei muri ma anche degli spazi tramite diversi patti di collaborazione che stanno nascendo. Un'operazione nata dal basso, dall'ascolto dei cittadini, che ha unito la capillarità del terzo settore, il coordinamento delle istituzioni pubbliche e le risorse di aziende private per un risultato che lascia a bocca aperta. Via libera dalla giunta regionale a un rifinanziamento per le iniziative di sensibilizzazione, formazione e prevenzione nei nidi e nei micronidi lombardi. Con lo stanziamento di 150.000 euro, Regione Lombardia rinnova il proprio impegno per fare in modo che le strutture presenti sul territorio siano in grado di garantire la sicurezza e il benessere dei più piccoli. Quando si parla dei più piccolini, ma anche delle loro famiglie, intervenire prima significa anche intercettare prima i problemi e poterli anche risolvere, diciamo, se si manifestano in maniera precoce. Certamente questa è una possibilità che noi diamo alle famiglie e anche agli operatori di approfondire temi che riguardano l'informazione, la comunicazione, soprattutto che qualche volta insomma possono avere a che fare proprio con i maltrattamenti e possono imparare a intercettare segnali importanti. Quest'anno sono 152.000 euro e andiamo in continuità con quello che era già stato stanziato nelle precedenti annualità, ma si tratta di un progetto importante che effettivamente ha raccolto proprio diciamo il gradimento di tutte le fasce che hanno aderito all'iniziativa e devo dire anche delle ATS che l'hanno implementata sui territori, quindi siamo molto contenti. In questa direzione noi vogliamo garantire più sicurezza per le strutture, per i bambini che sono nelle strutture, ma anche nel lavoro insomma svolto dal personale e ovviamente a tutte le garanzie anche delle famiglie. Possiamo dire la scuola è un posto sicuro dove mandare i nostri figli? Beh, certo sì, ma non bisogna mai calare l'attenzione. Noi insomma l'abbiamo detto tante volte e cercheremo di implementare per i prossimi anni questa misura di dialogo, comunicazione e informazione, ma un domani io mi auguro anche che sia possibile proprio inserire il tema della videosorveglianza e della sorveglianza in questi luoghi che insomma tutelano e seguono per tante ore durante la giornata le persone più fragili e i più piccolini. Una sala permanente dedicata e un ciclo di mostre che dureranno fino alla metà del 2023. La Triennale di Milano celebra la figura di Ettore Sozzas, geniale architetto, designer e fotografo, più volte vincitore del Compasso d'Oro e con diverse lauree e honoris causa ricevute in giro per il mondo. Oggi nelle sale del Palazzo dell'Arte si potrà entrare nella sala Sozzas, dove sarà possibile visitare la ricostruzione permanente di uno dei suoi progetti più iconici, il nucleo centrale di Casa Lana, realizzata intorno alla metà degli anni 60 a Milano e da oggi accessibile al pubblico grazie alla donazione di Barbara Radice Sozzas. Ecco dunque che al centro della sala si potrà entrare in un luogo che fino a poche settimane fa era il soggiorno di una casa privata, con divani disposti in modo da creare un'area protetta per chiacchierare e ascoltare musica, mentre gli spazi intorno sono organizzati per assolvere a varie attività e funzioni.
spazi che sono ottimizzati perché, eliminati i corridoi, si crea, nelle parole dello stesso Sozzas, una piazzetta nel quale ci si incontra. La famiglia Lana, perduto il proprietario, che era il tipografo direttore Sozzas, che aveva chiesto a Sozzas nel 63 di realizzare questo incredibile appartamento, che è una scatola nella scatola, una sorta di matrioska, ci ha chiamato nel 2019 dicendoci: noi vorremmo smontare, dare i pezzi, eccetera, cosa facciamo, cosa ne pensate? Noi siamo andati a vederla subito e siamo rimasti folgorati, perché era rimasta intatta dal 63, era negli arredi, nei materiali, negli spazi, era davvero una incredibile macchina del tempo. Allora abbiamo parlato con Barbara Radice, moglie di Ettore Sozzas, e Barbara è stata subito entusiasta e da lì è nata questa storia di donazione, grazie a Barbara, di questo spazio alla Triennale, che abbiamo ricostruito esattamente come era dentro nella Triennale. E questo è diventato oggi uno spazio bellissimo dedicato a Ettore, ma anche dedicato alla nostra storia, alla storia del design italiano, alla sua potenza, alla sua qualità, alla sua sofisticazione, alla sua intelligenza, alla sua gioia anche. Quindi siamo felici che tutti potranno, quando entreranno in questo spazio, non solo fare un viaggio nel tempo, ma anche un po' fare un viaggio nel futuro, perché qui c'è un'energia portentosa. La sfida più iniziale è stata quella di dove metterla qui in Triennale, perché non era banale trasferire un interno in un edificio per esposizioni. Abbiamo scelto questo spazio, che è uno spazio fulcro, centrale, nodale, proprio perché ricostruendo degli arredi il progetto non fosse statico ma fosse dinamico, in modo che potessero essere costruito un percorso di mostre attorno a questa casa che cambiano nel tempo. Questo è un tema fondamentale, perché altrimenti sarebbe stato un mausoleo. La ricostruzione della casa è stata ovviamente molto complessa, restauratori, curatori di design, eccetera. È stato tutto ricostruito meticolosamente, abbiamo ritrovato la vecchia moquette giusta, abbiamo ricostruito dei tessuti di divani che non c'erano più, abbiamo ricostruito anche delle finestre che non potevamo togliere dall'edificio palesemente, quindi anche con un sistema di filtraggio e di regolazione della luce che permettesse di sentire questa luce grigia milanese in contrasto invece con questa luce calda, andando a ricostruire tutto l'arredo. L'arredo è composto tutto ad incastro, per cui era stato già pensato senza viti, per cui è stato completamente, come dire, sbullonato per poi essere ricomposto in un'operazione che è durata 2 settimane e mezza, per cui è stato uno sforzo incredibile da parte di tutti, un luogo magico, una scatola nella scatola nella scatola, e soprattutto un viaggio nello spazio-tempo straordinario. Nello spazio intorno all'allestimento permanente di Casa Lana sono previste mostre ed eventi che metteranno in luce diversi aspetti del lavoro e del pensiero di Sozzas. A fianco del ciclo espositivo, una serie di donazioni mirate diventerà il nucleo di un importante fondo dell'architetto Ettore Sozzas Junior all'interno della collezione permanente di Triennale Milano. In futuro tutto quello che dalla galassia Sozzas è nato e germinato, la prima mostra è struttura colore, la prossima che inaugurerà a fine maggio avrà come titolo Ettore Sozzas il calcolo e partirà dalla vicenda olivettiana di questo grande architetto, proprio perché la casa offre una serie di spunti narrativi che possiamo connettere a tante tematiche che riguardano l'architettura, la grafica, il design e anche la concezione di nuovi metodi di lavoro, perché Sozzas aveva anche immaginato strutture e spazi perché la modernità potesse cambiare il luogo dell'abitare. La prima mostra, Ettore Sozzas, struttura e colore, espone disegni, fotografie e oggetti che mettono in evidenza la particolare attenzione dell'architetto alla relazione tra l'uomo, le sue necessità, i suoi riti e lo spazio abitato. Ad essa seguiranno poi altre 2 esposizioni dedicate a Sozzas, una sul rapporto tra grande numero e tecnologia, indagando la sua collaborazione con Olivetti, mentre l'altra darà spazio al potere narrativo e letterario della sua opera e avrà come titolo Ettore Sozzas, la parola. Un omaggio non solo della Triennale, ma che tutta Milano fa al genio di Ettore Sozzas. È un grande regalo che Triennale fa a Milano, grazie alla generosità anche di chi ha creduto in questo progetto, a partire
da Barbara Radice, Sozzas, a tutti coloro che hanno reso possibile la ricostruzione filologica, seria e assolutamente attenta di un'opera monumento dell'architettura del Novecento italiana. Oggi Triennale può contare su una casa nella casa del design e dell'architettura che, come ha ricordato il presidente della Triennale Boeri, diventerà un luogo anche di dibattito e di confronto. Ecco, io credo che la figura di Ettore Sozzas sia una figura di enorme rappresentanza e di importanza per quello che è stato il contributo architettonico e il design milanese, italiano, internazionale, e oggi ricostruire questa casa nella casa acquista un senso ancora maggiore. Insomma, credo davvero che la città potrà contare su un luogo nuovo aperto alle culture contemporanee. Si è tenuto nel Salone degli Affreschi della Società Umanitaria di Milano il Forum del Lavoro, che quest'anno è giunto alla sua terza edizione e che è stato l'occasione per un confronto tra i principali attori in materia dell'area metropolitana di Milano sul tema dei fondi interprofessionali per la formazione continua. Sono i fondi in cui cooperano associazioni datoriali e dei lavoratori per fornire formazione ai lavoratori. Oggi più che mai il tema della formazione e del lavoro strategico, le trasformazioni in atto indotte dalla pandemia e comunque dalle innovazioni tecnologiche e ambientali richiedono che il nostro sistema produttivo sia sempre più competitivo e innovativo per il bene del Paese. La formazione è strumento indispensabile per questo e su questo ci siamo soffermati affidando una ricerca a due docenti universitari che ci illustreranno i contenuti e saranno dibattuti da tutti i partecipanti al convegno. La ricerca dunque è stata presentata dal professor Gabriele Ballarino, che ha illustrato i dati emersi dallo studio, tra cui la capacità dei fondi interprofessionali di superare la fase del Covid, ma anche il grande lavoro che c'è ancora da fare, soprattutto per quanto riguarda le piccole e medie imprese. Nelle aziende piccole, soprattutto nelle microimprese, si fa ancora poco, mentre invece nella nostra ricerca abbiamo trovato dei casi importanti dove, per esempio, addirittura delle start-up hanno fatto un uso sostanziale di questi finanziamenti. Durante l'incontro si è tenuta poi una tavola rotonda con i principali attori del mondo del lavoro, dal segretario di Unione Artigiani Milano, che ha parlato della distanza tra domanda e offerta di lavoro. Da un lato il sistema formativo non è calibrato sufficientemente sulle esigenze delle imprese e dall'altro purtroppo i mestieri manuali vengono considerati mestieri di serie B. A Confcommercio, che ha presentato i due fondi interprofessionali dell'associazione. Il fondo forte per i dipendenti e i fondi IR per i dirigenti, Confcommercio e Confetra su forte. E questo fondo è intersettoriale, perché noi siamo intersettoriali, e multidimensionale, perché abbiamo sia le microimprese che le piccole, che le medie, che le grandi. A partecipare al forum anche la rappresentanza dei sindacati, da CGIL, che ha affrontato il tema delle dimissioni. Ci sono numeri altissimi di dimissioni, c'è un aumento del 34%, dal nostro punto di vista questo comporta il fatto che molte persone sono scontente del proprio lavoro, tant'è vero che le dimissioni colpiscono le alte professionalità, i tecnici, gli informatici, chi lavora nella comunicazione, spesso lavori impiegatizi molto professionalizzati, e questo si connette con la formazione. Al segretario generale di UIL Milano, che ha parlato del tema dei fondi interprofessionali e disoccupati. Qualche esperienza milanese c'è stata, mi riferisco a dei piani individuati dal sistema fondi impresa nel 2010, certamente complessi, perché naturalmente bisogna individuare già un'aliquota di lavoratori che dopo questa formazione, dalla mobilità o dalla disoccupazione, entrano nel posto di lavoro. Infine lo sguardo si è allargato all'Europa con l'intervento della vicepresidente del CESE, il Comitato Economico e Sociale Europeo. Queste transizioni che ci aspettano e che in parte
molte sono già in essere, ovviamente comporteranno probabilmente anche la perdita di posti di lavoro, ed è per questo che la formazione è fondamentale. Anche per oggi siamo giunti al termine della nostra puntata di Milano Capitale. A me non resta che ringraziarvi per essere stati con noi e ricordarvi che per ogni segnalazione potete inviare un'email all'indirizzo redazionemilano@milanopavia.tv. Per oggi è davvero tutto, noi ci vediamo la prossima settimana.